Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Italia Economia. Oggi ci troviamo a Bologna per la fiera internazionale Cosmopac, fiera dedicata ovviamente ai fornitori di cosmesi. Siamo in compagnia con il dottor Alessio Marani, direttore commerciale della Pennelli Faro, tra l'altro azienda con oltre 50 anni di storia. Eh sì, assolutamente, oltre 50 anni di storia. Noi nasciamo nel 1971, quindi 51 a onor del vero quest'anno, come produttori di pennelli per le belle arti. A partire dagli anni 80 la proprietà ha pensato: perché non inserire quel know-how, quella conoscenza, la precisione insita nell'accessorio belle arti, che è anzitutto uno strumento di lavoro, in un settore che era in quegli anni nascente, la cosmesi, che andava a braccetto con quello che è il fashion e la moda. Dagli anni 80 a oggi l'azienda ha appunto investito e si è sviluppata nella cosmetica, nel settore cosmetico per private label, quindi conto terzi, lavoriamo per i marchi. Diventa i più importanti brand al mondo. Assolutamente, per i più importanti brand nazionali e internazionali. A tutti gli effetti in questo momento abbiamo un 80% del nostro core business, del nostro fatturato dedicato all'industria cosmetica e un importante 20% alle belle arti. Direttore, se volessimo analizzare e sintetizzare i punti di forza della vostra azienda. I punti di forza della nostra azienda sono anzitutto la qualità, una qualità che riguarda l'altissimo livello di innovazione, di ricerca, di tecnologia, di ricerca delle materie prime, di sviluppo che abbiamo in tutti i pennelli che vedete qui dietro di me e intorno a me. Un'altra forza è il nostro essere made in Italy, il nostro produrre internamente un accessorio che ha concorrenza anche asiatica, lo sappiamo e lo sappiamo bene, e produrlo appunto con qualità. L'altro punto di forza sono le persone, un team di persone appassionate e dedicate veramente con affetto e con amore, mi sento di dire, a quello che facciamo. Vogliamo che tutto sia perfetto, vogliamo che tutto sia giusto, che sia il vestito adatto per il nostro cliente. Direttore, un vestito che vi ha portato a coprire ovviamente tutti i mercati del globo. Vero, un vestito che in questi 51 anni di storia ci ha portato a coprire tutti i mercati del globo, mercati anche molto cambiati negli ultimi due anni con il Covid. In questo momento possiamo, se vogliamo dare dei numeri che danno sempre insomma un ordine di grandezza, abbiamo un 60% del nostro fatturato cosmesi sull'export e un 40% sull'Italia, quindi comunque una forte presenza italiana. L'export è assolutamente in crescita. E con la dottoressa Alessia Bernardi parleremo di quelle che sono le novità in casa Pennelli Faro. Esatto, ok. Allora, noi qui su Cosmopac 2022 abbiamo puntato sulla presentazione di alcune novità per noi molto importanti. Primo fra tutti, Solo, The One Material Brush. Solo è il nostro pennello monomateriale, una importante novità nella direzione della sostenibilità e dell'ecologia che abbiamo fatto grazie alla nostra ricerca e sviluppo, funzione che svolgiamo con costanza e con impegno. Ecco. Solo è il primo pennello realizzato interamente in un unico materiale plastico, un materiale plastico riciclato totalmente, e lo stesso materiale con il quale è fatta la fibra, quindi il filato del pennello e il manico, quindi un unico materiale per tutte le componenti. Questo è un grosso passo avanti, perché normalmente i pennelli sono fatti con 4, 5, 6 materiali diversi, quindi nella direzione della sostenibilità è una cosa che ci rende molto orgogliosi. Assolutamente, quindi grande attenzione all'ambiente. Assolutamente.